Ho voluto ripristinare il locale come prima, per cancellare tutte le tracce, per non avere più ricordo di questo triste e misterioso evento. È rimasta solo una traccia, che è quella lì vicino al muro. E diciamo è un'immagine un po' misteriosa. In effetti con la mattina dell'incendio ci siamo accorti che era rimasta la sagoma di una donna, una capigliatura di una donna, che si poteva tanto cancellare, tanto come poi ho fatto, ho voluto lasciare, perché mi trasmette grandi emozioni. In effetti quello col getto dell'acqua è venuta fuori quell'immagine. E quindi metterò anche una targa e sarà poi l'unico ricordo di questo incendio. Ecco com'era all'alba dell'incendio. Ed ecco com'è oggi. Dopo poco più di un mese dal rogo che ne aveva distrutto il piano terra, riapre dunque la storica pizzeria Sorbillo, in via dei Tribunali. Oggi all'inaugurazione hanno preso parte istituzioni e rappresentanti delle forze dell'ordine, che oltretutto stanno ancora indagando sulle cause dell'improvviso e finora misterioso evento. Non sono mancati i momenti di difficoltà e di sconforto, sia per le perdite materiali, sia per la sensazione di essere stati presi di mira, ma è prevalsa la voglia di ricominciare ed anzi di non sospendere nemmeno l'attività, che è proseguita in maniera ridotta ed ha comunque consentito di non licenziare nessuno dei 24 dipendenti. Questo è un messaggio molto forte in quello che è il cuore della nostra città, in questa zona che è veramente una delle più belle di Napoli, e io non posso che essere sempre al fianco a iniziative di questo tipo e stare vicino a chi con coraggio, con forza, con amore e con passione vuole fare lavoro nella nostra città e non se ne vuole andare, perché molto spesso è facile andarsene da questa città e ci sono anche tante occasioni. Rimanere è un atto d'amore.